sequel di Salt and Sanctuary di Ska Studio, Salt and Sacrifice è un Souls-like bidimensionale che prova con successo, ma non senza qualche incertezza, a variare la formula ludica proposta dal primo capitolo. Scopriamo insieme tutti i pregi e i difetti della produzione nella nostra recensione, ma prima di proseguire, come sempre, vi suggeriamo di iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di EveryEye.it. La trama di Salt and Sacrifice non ha legami con quella del suo predecessore e ci racconta pertanto una storia nuova di zecca. Il nostro protagonista commette un grave crimine, la cui natura viene definita dal giocatore, e viene esiliato dalla sua terra natale. In seguito, per sfuggire all'esecuzione, decide di sacrificare la propria vita e trasformarsi in un inquisitore, una figura che ricopre un ruolo fondamentale nel regno di Altarstone. È infatti l'unica a possedere il potere di tornare in vita dopo la morte e di porre fine alla scia di distruzione lasciata dai cosiddetti maghi, delle temibili entità dotate di talenti sovrannaturali. Per quanto la premessa narrativa sia interessante, la trama di gioco è accessoria, come in molte altre produzioni appartenenti al genere. Chiunque dovesse apprezzare il mondo di Salt and Sacrifice comunque avrà tutti gli strumenti per approfondirla, vista l'attenzione riposta nella lore. Ogni singolo oggetto è dotato di una descrizione che va ad arricchire le conoscenze del giocatore e che lo aiuta a comprendere meglio il contesto in maniera paragonabile a quanto accade nei titoli di From Software. Prima di cominciare la caccia dovremmo creare il nostro eroe tramite un editor molto simile a quello di Salt and Sanctuary e selezionare una delle tante classi disponibili che influiscono sulla dotazione iniziale e la distribuzione dei punti nell'albero delle abilità. Scolpito il nostro reietto e completata un'introduzione in puro stile Souls-like, quindi con una dolorosa sconfitta, veniamo catapultati nell'hub centrale, dove ci viene data un'infarinatura sulla struttura della progressione. Il regno non è composto da un singolo mondo aperto, ma da diverse mappe da raggiungere tramite un portale situato proprio nell'hub, previa l'immissione di una precisa sequenza di rune. Ci siamo quindi inoltrati nella prima area di gioco, e a seguito di vari scontri coi boss abbiamo iniziato a dare la caccia ai maghi. Il modo in cui questi nemici vanno affrontati è abbastanza peculiare. Dopo aver accettato una quest connessa a un mago tramite l'interazione con specifici elementi dello scenario su cui questi ha lasciato delle tracce, bisogna seguirne la scia e sconfiggere le creature che evoca lungo il percorso, così da far arrivare il nemico allo scontro decisivo con meno punti vita. La battaglia contro un mago si conclude sempre con una soddisfacente finisher, che vede il nostro eroe avvicinarsi al boss ormai privo di forze per strappargli ferocemente il cuore. In base al numero di cuori sottratti ai maghi potremo sbloccare la serratura di porte dietro cui si celano taglie, aree fondamentali per proseguire nell'avventura o zone opzionali. Ciascuna delle mappe, infatti, include dei luoghi che non vanno esplorati obbligatoriamente per poter arrivare ai titoli di coda, ma che spesso sono abitati da ulteriori boss. Da questo punto di vista, Salt and Sacrifice include un insieme di nemici nutrito e variegato, visto che ciascun avversario dispone sia di un aspetto unico, sia di un moveset distintivo. Per quanto concerne il combat system, Salt and Sacrifice si concentra prevalentemente sugli scontri corpo a corpo, a prescindere dal tipo di build che si utilizza. Il combattimento si fonda su due tipi di attacco, la parata e la schivata, tutte azioni che richiedono la sapiente gestione della stamina. Da segnalare anche la presenza di combo più articolate eseguibili con l'alternanza dei due attacchi base, che però ci sono sembrate spesso accessorie. Difatti vi troverete ad utilizzarle solo di rado, magari per divertirvi contro quelle creature che non rappresentano più una reale minaccia per la vostra salute. Lanciare in alto uno sgherro per poi colpirlo a mezz'aria, ad esempio, non è la scelta migliore quando a schermo vi sono più nemici, semplicemente perché si tratta di un'azione che rende il protagonista fin troppo vulnerabile. In ogni caso, le meccaniche di combattimento funzionano molto bene e abbiamo trovato una discreta diversificazione tra le varie categorie di armi, ognuna delle quali chiama ad adottare un particolare approccio agli scontri. Il livello di sfida resta sempre piuttosto elevato, un fattore che rende molto piacevole l'esperienza, senza farle mai oltrepassare il confine della frustrazione. È presente, tuttavia, una meccanica di gameplay che rischia in certi casi di mettere in grossa difficoltà il giocatore. Il protagonista resta vulnerabile ad ogni attacco eseguito in rapida successione, dal momento che i pochi frame di immortalità si attivano solo quando finisce a terra. In altre parole, i nemici dal moveset più aggressivo non vi faranno alcuno sconto e vi porteranno alla morte alla prima disattenzione.
I gadget poi donano un piacevole tocco da Metroidvania alla produzione, siccome permettono di sbloccare sentieri inizialmente inaccessibili, ma la loro implementazione non si è rivelata priva di sbavature. Ci riferiamo nello specifico al rampino e al deltaplano, che pur essendo fondamentali per proseguire, richiedono una precisione tale da poter spingere il giocatore all'errore durante le comunque divertenti fasi platform. Si tratta di un difetto non così incisivo, che però tende a spezzare il ritmo di gioco con di partite più frequenti. In ogni caso abbiamo apprezzato molto le fasi d'esplorazione in cui bisogna alternare salti sulle pareti, piccole planate e oscillazioni sul rampino, così da raggiungere luoghi segreti o sbloccare le immancabili scorciatoie. Tornando ai maghi, gli oggetti ottenibili dopo la loro sconfitta sono essenziali per forgiare armi, armature e amuleti presso il fabbro del lab. In giro per la mappa non si trovano molti pezzi di equipaggiamento, il che rende la caccia ai potenti stregoni assolutamente fondamentale per potenziarsi e adattare la build del personaggio a specifiche situazioni. Per affrontare un'enorme viverna dal respiro glaciale, ad esempio, abbiamo eliminato un paio di volte il mago di ghiaccio per poter forgiare il suo set, caratterizzato da una notevole resistenza al gelo. In aggiunta alle possibilità di creare e potenziare oggetti di importanza cruciale, al giocatore viene anche dato il modo di accrescere le potenzialità del suo inquisitore impiegando il sale accumulato, che come le anime di Dark Souls può andare irrimediabilmente perduto, e che può essere speso unicamente per aumentare il livello e guadagnare punti abilità da usare in un albero parecchio articolato. Nei suoi rami troviamo anche dei passaggi fondamentali per usare specifiche categorie di armi e armature. Chi vuole indossare una corazza pesante o impugnare una spada lunga, ad esempio, necessita del relativo potenziamento. Un'impostazione del genere lascia ben poco spazio alla sperimentazione, poiché con l'avanzare dei livelli ci si ritrova costretti a decidere se spostarsi verso nuove specializzazioni oppure se migliorare quelle già sbloccate. Oltre a qualche sessione di farming per accumulare i materiali dei maghi e un po' di sale, dovrete dedicarvi anche alla raccolta di risorse base, per avere sempre a disposizione i proiettili per le armi da lancio, le pozioni curative e altri consumabili. Purtroppo questi oggetti non si ripristinano automaticamente quando si muore o ci si riposa presso un falò. Durante le fasi di esplorazione si trovano risorse a sufficienza, ma nel caso in cui si restasse impegnati più del dovuto in una boss fight, queste sfumerebbero rapidamente. La cosa potrebbe far storcere il naso ad alcuni, ma in realtà basta sfruttare i passaggi dal lab alle altre aree della mappa per far riapparire le risorse e raccoglierne in grandi quantità. Probabilmente dovrete dedicarvi a questo tipo di farming più di una volta, vista la considerevole longevità di Salt and Sacrifice. Evitando qualsiasi via d'accesso secondaria, il gioco richiede circa 15 ore per poter essere completato, sebbene tale cifra sia solo indicativa per via dell'elevato livello di sfida. Sappiate però che il titolo Ska Studio ha tutto il potenziale per risucchiarvi in un vortice che va ben oltre il semplice completamento delle attività secondarie, grazie anche alla presenza di missioni giornaliere e di una ricca modalità multiplayer, che dispone sia di una componente cooperativa sia di una dimensione competitiva, che include le invasioni e il classico PvP. Dobbiamo però evidenziare una dimenticanza degli sviluppatori in merito alle sequenze conclusive dell'avventura. Dopo la classica scelta finale, al giocatore non viene proposto se fermarsi nella partita attuale o procedere con il New Game Plus. In altre parole, alla conclusione dei titoli di coda viene permesso solo l'avvio della nuova partita bonus, con conseguente perdita di quasi tutti gli elementi sbloccati nel viaggio di base. Se ci fosse stato un banale avviso, avremmo potuto continuare ad esplorare le mappe in cerca di segreti o dedicarci ulteriormente alla caccia di maghi in multiplayer. Quindi speriamo che questa dimenticanza venga presto risolta. Passando al lato tecnico, proprio come è stato il predecessore, Salt and Sacrifice vanta una peculiare veste grafica in 2D. Generalmente abbiamo apprezzato non solo la qualità degli sprite, ma anche le movenze del protagonista, dei nemici e dei personaggi. A onor del vero, non proprio tutto è andato per il meglio, perché il design delle creature ci è sembrato di efficacia altalenante. Se alcune ci sono parse assolutamente piacevoli a vedersi, altre avevano un che di già visto. Un discorso che purtroppo estendiamo agli scenari che fanno da sfondo all'avventura. Tra i problemi di Salt and Sacrifice ci sono poi i menu relativi all'equipaggiamento, ai potenziamenti e ai mercanti, che abbiamo trovato difficilmente navigabili.
Non manca qualche spigolo anche sul fronte della traduzione in italiano, che pur confermandosi generalmente migliore di quella del primo capitolo, non ha ricevuto il medesimo livello di attenzione in tutte le sue componenti. In chiusura, il nuovo progetto di Ska Studio non propone il livello di bilanciamento delle produzioni più imponenti, ma riesce comunque ad andarci vicino. Al netto di una serie di incertezze, Salt and Sacrifice è un gioiellino e saprà fare la gioia di tutti gli amanti dei Souls-like desiderosi di dilettarsi con un'avventura capace di metterli alla prova.